un nostro dovere cambiare l'esito della storia a cui sono stati condannati l'Italia e gli altri stati dell'Eurozona. Salviamo le civiltà dall'austerità. Quello che vedrete è il racconto del mese di marzo. È la testimonianza del nostro lavoro. Quello che vedrete è un pezzo di storia della MMT in Italia. Come mai un economista statunitense è diventato un punto di riferimento per chi in Italia si batte contro l'austerità dell'Unione Europea? Facciamo un salto indietro. Qualche mese prima di quel febbraio, il giornalista d'inchiesta Paolo Rossi Barnard lancia un appello per raccogliere i fondi necessari all'organizzazione di un summit, con il quale far conoscere agli italiani alcuni economisti della Mother Money Theory, scuola economica sino a quel giorno conosciuta solo dagli esperti di macroeconomia. Con alcuni economisti MMT statunitensi, anche un intellettuale francese d'eccellenza, il professor Alain Parguet, uno dei padri della teoria del circuito monetario. I suoi lavori sul progetto antidemocratico dell'Unione Europea rimangono un faro nell'oscuro presente dell'Eurozona. Un gruppo di volontari collabora con Paolo Barnard per la buona riuscita del summit. Un evento unico in Italia. 2.200 persone da tutte le regioni per conoscere la via di uscita da quello che allora venne battezzato un economicidio. A maggio dello stesso anno, Jürgen Mosler, il padre della MMT, è prima ospite di Giovanni Zibordi nell'ambito dell'IT Forum e a seguire dello stesso Barnard a Venezia. È però con il secondo summit che Mosler diventa il riferimento principale dell'attivismo MMT. Da questi eventi nacquero quelle che diventeranno le realtà che divulgano in Italia la teoria della moneta moderna. MMT, EPIC, XEPI e Rete MMT. È in particolare il nostro amico Warren Mosler che abbiamo avuto in Italia negli ultimi 2 anni e la prima volta è stata all'IT Forum di Rimini, che è il più grosso evento di borsa che c'è in Italia e forse anche in Europa. Avviene tutti gli anni a maggio, ci sono tra i 15 e le 20 mila persone. Abbiamo avuto un dibattito che è durato 2 giorni con 700-800 persone entrambe le volte e ho pensato che la persona che dovevamo invitare era Mosler, perché qui avevi qualcuno che si era occupato sia del mercato finanziario dal punto di vista pratico, quindi della borsa, degli investimenti, e poi anche dell'economia monetaria. È stato poi qualcosa che ha avuto un seguito con tutte le iniziative che sono nate in Italia intorno alla scuola di pensiero della moneta moderna di Mosler. L'impatto è stato in un certo senso di shock, perché da esempi pratici, da esempi di come funziona all'origine proprio il meccanismo della moneta, ti arrivava a dire che puoi fare il contrario dell'austerità, puoi uscire dall'euro, puoi anche rimanere dentro all'euro e risolvere il problema della depressione economica in Italia, se però capisci il meccanismo che c'è alla base, il meccanismo alla base del debito e della moneta. Lui non si presenta mai con dei ragionamenti complessi e non controbattibili, diciamo. Lui ti spiega molto semplicemente che cosa hai in mente, così che tu anche da profano abbia gli strumenti per controbattere, per chiedere, anche per dissentire, però ti fornisce degli elementi che ti fanno molto pensare, molto pensare. Questo film è la storia del lavoro di Rete MMT, che nel marzo 2014 ha dato vita ad un mese di incontri e confronti tra Jürgen Mosler, il mondo accademico italiano, quello imprenditoriale, quello del lavoro e quello delle associazioni di categoria.
Marzo 2014. Jürgen Mosler approda nell'Università Italiana. È un debutto storico perché è in una facoltà di economia con una tradizione importante, l'Università di Bergamo. Warren Mosler nasce come un imprenditore, prima di essere uno studioso, un imprenditore di successo negli Stati Uniti, nel settore dell'automotive. Faceva automobili, Warren, e faceva automobili di successo. Dopo il successo imprenditoriale ha cercato un altro tipo di avventure e di sfida e ha gestito nel cuore della finanza un fondo particolarmente rischioso, un hedge fund. Ed è questo il suo senso pratico che lo ha portato anche a comprendere qual è il valore politico delle scelte economiche. Warren Mosler non rappresenta l'homo economicus egoista volto a massimizzare il profitto che va solamente a sé. Beh, rappresenta un raro esempio di grande generosità, perché dopo aver ha avuto grossi successi sia con la sua attività di imprenditore che con la sua attività di esperto finanziere. Lei ha deciso di investire in idee, anche se si è un grande scienziato, un grande uomo di successo, si può trovare molta generosità e lo ringrazio per questo. La scintilla di questo progetto nasce dalla volontà e dalla forza di un instancabile studente universitario fulminato da una teoria rivoluzionaria e da un professore consapevole dell'importanza delle questioni in gioco. Tutta Rete MMT lavora all'idea di Ivan e del professor Lucarelli, crea il progetto, i contatti e gli appuntamenti del mese di marzo. Un lavoro durato mesi con due obiettivi: rafforzare il dialogo tra la MMT e gli economisti italiani e dare la possibilità a studenti, associazioni di categoria, ordini professionali e cittadini di approfondire la conoscenza della MMT tramite il suo fondatore. Sono Ivan Invernizzi, sono uno studente dell'Università degli Studi di Bergamo e sono arrivato all'università alla fine del corso di economia monetaria due anni fa, era a maggio del 2012, in cui c'era un seminario proprio sulla MMT. Il professor Riccardo Bellofiore, che ha invitato il professor Alain Parguet, il giorno dopo il giornalista Paolo Barnard, e ho avuto un primo approccio con la MMT. C'erano alcuni elementi che da subito ho condiviso, altri invece ho messo alcuni mesi per comprenderli. E così sono diventato attivista, ho cominciato un percorso anche con il gruppo territoriale di Bergamo della MMT. In questo percorso di attivismo sono arrivato a capire che la MMT ha un potenziale storico che supera, direi, qualsiasi altra teoria politica o economica precedente. E quindi sono arrivato a cercare di costruire questo mese insieme al professor Stefano Lucarelli, cercando di fare qualcosa che secondo me in Italia e nel mondo è qualcosa di storico. La ragione per cui siamo qui è la crisi. La crisi è disoccupazione. Migliaia di imprese stanno chiudendo, persone che perdono la casa. Questo è il motivo per cui siamo qui. Quello che voglio spiegare qui è cos'è la disoccupazione e da dove arriva. La disoccupazione sono persone che cercano lavoro retribuito. Non si tratta solo di lavoro. Il problema è la retribuzione. Se lo Stato chiedesse volontari per i lavori pubblici, la cosa non funzionerebbe. Ho un sacco di lavori che vi posso far fare a casa mia, ma dovete lavorare senza paga. Adesso cambio un poco la situazione. Questi sono i miei biglietti da visita. Posso pagarvi con questi. Potrete guadagnare i miei biglietti da visita rimanendo in sala a pulire il pavimento o le finestre. E vi pagherò in biglietti da visita. Non penso che nessuno accetterebbe. Adesso faccio qualcosa che cambierà tutto. Ora non siete disoccupati in bigliettini, non siete in cerca di un lavoro retribuito in bigliettini. Ma ora vi renderò tutti disoccupati in bigliettini.
C'è solo una porta in questa stanza. C'è un uomo lì che lavora per me e ha un fucile e non vi farà uscire se non gli pagate un bigliettino. Adesso cercate tutti un lavoro retribuito in bigliettini. Adesso siete tutti disoccupati in bigliettini. La tassa fatta crea il bisogno dei bigliettini. L'ho imposta per obbligarvi a lavorare per me. Quindi ci sono 50 persone nella sala. Ad ognuna offro un lavoro e spenderò 50 biglietti così che ognuno di voi potrà uscire dalla sala. Vedete il mio biglietto? Non c'è oro. Ma state lavorando per il bigliettino per pagare l'uomo delle tasse. Ho creato la disoccupazione così da ottenere il vostro lavoro. Ma facciamo che decido di spendere solo 40 biglietti. Sono il governo, non faccio sempre cose che hanno senso. Le tasse sono 50, spendo solo 40. Abbiamo un po' di matematica avanzata da fare. 50 di tasse, 40 di spesa. 10 di voi rimarranno disoccupati, cercando lavoro retribuito in bigliettini. Se lo Stato non spende abbastanza per coprire le tasse, il risultato è la disoccupazione. Io devo spendere prima di riscuotere le tasse. Io non tasso per ottenere i bigliettini da spendere. I bigliettini possono venire solo da me. Io sono l'emettitore. Voi siete gli utilizzatori della mia valuta. Voi dovete ottenere la mia valuta prima di pagare le tasse. Ma io devo spendere i biglietti prima di poterli riscuotere. Gli inglesi andarono in Ghana nel 1800 e volevano coltivare il caffè in Ghana. In Ghana non avevano la moneta. Le persone vivevano cacciando, pescando, tutti erano occupati e non c'era la moneta. Non c'era nessuno che cercava un lavoro remunerato in moneta. Quindi come hanno fatto gli inglesi a portare le persone a lavorare nelle piantagioni? Come fai a far sì che le persone ricerchino un lavoro retribuito in moneta? Quello che hanno fatto è stato mettere una tassa sulle capanne. O pagavi la tassa sulla capanna, o i militari te la bruciavano. Tutti così diventarono disoccupati. Tutti hanno bisogno della moneta per pagare le tasse. Lo scopo delle tasse è creare la disoccupazione. Gli inglesi pagavano i ghanesi che andavano a lavorare nelle piantagioni e la settimana dopo riscuotevano la tassa. Se la tassazione totale era 1000 corone per il villaggio, quante corone il governo inglese avrebbe dovuto spendere? Almeno 1000, ma spendevano sempre di più perché la gente potesse lavorare di più per poter risparmiare. Quindi vengono al lavoro. Gli inglesi spendono prima e poi riscuotono le tasse. Spendono prima e poi riscuotono le tasse. La tassazione è dunque lo strumento con il quale uno Stato impone l'uso della sua valuta, la moneta sovrana, la quale è un caso di monopolio pubblico. Capire il principio «le tasse guidano la moneta» è fondamentale per comprendere il funzionamento della moneta moderna. Lo Stato, tramite la sua banca centrale, crea la moneta e la spende per costruire infrastrutture, per pagare gli stipendi, i fornitori, e solo in un secondo momento riprende, tramite le tasse imposte, una parte della moneta spesa. Quindi il deficit pubblico equivale al risparmio privato, ovvero ai soldi che lo Stato lascia in tasca a cittadini e imprese. Lo Stato vuole approvvigionare se stesso, soldati per l'esercito, ospedali, sistema giuridico. Quello che si fa è imporre una tassa all'economia in qualcosa che nessuno ha. E poi vi dà il modo di pagare la tassa lavorando per lui. Ci sono disoccupati, non è che non c'è nulla da fare, ce n'è tante di cose da fare. Evidentemente manca un mezzo di comunicazione. È possibile che non riusciamo a lavorare e a soddisfare dei bisogni semplicemente perché manca il mezzo di comunicazione? Se manca, se non c'è, diamocelo. Le monete complementari nascono con questo intento. Circa 150 anni fa, l'Irlanda doveva pagare le tasse alla Gran Bretagna. L'unico modo che avessero per ottenere la moneta inglese era di vendere patate. Vendevano patate agli inglesi per ottenere la moneta per pagare le tasse agli inglesi. Milioni di persone morivano perché non avevano a sufficienza per mangiare. Senza dubbio, l'Irlanda avrebbe potuto usare una valuta complementare. Avrebbero potuto scambiarsi un sacco di beni e servizi, ma avrebbero continuato a morire di fame.
In Italia dovete pagare le tasse a Roma, in euro, e gli euro per pagare le tasse possono provenire solo da Roma. È la stessa cosa. La domanda è, perché stiamo parlando di moneta complementare? C'è solo una risposta, disperazione. In una buona economia, in tempi floridi, non sentirete mai parlare di questa cosa. È impossibile risolvere la crisi con le monete complementari. Ok, quindi prendete una sala come questa e mettete 95 ossi nella stanza. Poi liberate 100 cani. 100 cani e 95 ossi. Cosa succede? 5 cani rimangono senza osso. Quindi adesso i macroeconomisti, i sociologi, indagano la situazione e cominciano ad allenare i 5 cani e ripetono l'esperimento. E i 5 cani riescono ad ottenere gli ossi questa volta. E allora dicono, visto? Ogni cane può ottenere il suo osso se lavora duramente. Quello che si dimenticano è che ci sono ancora 5 cani senza osso. Quindi abbiamo disoccupazione. E allora abbiamo programmi di allenamento, riforme strutturali e molte persone potrebbero trovare lavoro. Ma il tasso di disoccupazione rimarrebbe lo stesso, perché altre persone non avrebbero lavoro. Quindi cosa fanno? Tolgono 5 ossi. L'austerità. Ora avete 90 ossi e 100 cani. Questa volta 10 cani rimarranno senza osso. Questo è quello che l'austerità sta facendo. Non conta quante riforme strutturali facciate. Quindi cosa dirà la Germania? Non vogliamo mandarvi Mercedes per le vostre Ferrari perché la disoccupazione è bassa? A loro non interessa. Quindi la piena occupazione non può essere un vincolo al commercio. Anzi, se avete prodotto di più, avrete più cose da vendere all'estero in cambio di cose da comprare dall'estero. La MMT dimostra che attraverso l'uso di una moneta sovrana si riesce ad ottenere la piena occupazione. Che se un disoccupato come me è riuscito a capire una cosa del genere senza avere delle basi universitarie, non riesco a capire chi c'è l'assurdo dentro quel Parlamento a governarci. O sono una massa di ignoranti o una massa di criminali consapevoli. Non vogliamo morire così. È inaccettabile quello che ci stanno facendo. E loro non sanno nemmeno che cosa si prova a stare come stiamo noi. Seguiamo la MMT perché è l'unica speranza che ci è rimasta. Il lavoro non è solo un dovere, è qualcosa di molto di più, è un bisogno costitutivo della persona che nasce dal cuore, di essere parte di un progetto complessivo comune, di essere utile alla propria comunità, di realizzare un desiderio, un sogno. Dunque i lavori da fare non mancano, guardiamoci intorno, ovunque c'è qualcosa da fare. Ci sono città distrutte da alluvioni e terremoti che aspettano da anni di essere ricostruite. Bisogna fare la manutenzione delle scuole, degli edifici pubblici, delle strade dissestate e così via. Dobbiamo custodire il nostro bellissimo patrimonio storico-culturale. Mai come oggi il lavoro da fare è stato così abbondante. E mai come oggi ci sono tante persone qualificate e preparate pronte a dare il proprio contributo. Cosa manca? Una sola cosa, la moneta. L'esempio dei cani e degli ossi ci aiuta anche a capire che se i cani venissero allenati, il numero degli ossi recuperati rimarrebbe quello. Il problema è il numero degli ossi, non i cani. Tutto ciò si può definire con una parola, competitività, e non serve a nulla. Quello che serve è qualcuno che immetta nuove ossa nel campo. Ma un altro fattore potrebbe scardinare la situazione, l'import-export. È abitudine pensare che un paese è tanto ricco quanto riesce a vendere all'estero i prodotti che produce. Quindi bisogna esportare più di quanto si importa. Ci viene detto che è la migliore strada da seguire. Ma ne siamo certi? Mandare all'estero beni reali in cambio di pezzi di carta è davvero vantaggioso.
Quando sono andato all'università, lo scorso secolo, avevamo qualcosa chiamato termini reali di scambio. Cosa vuol dire? Vuol dire cercare di ottenere il più possibile da quello che si esporta. Quindi, se mandate una Ferrari in Germania e ottenete 4 Mercedes, ok, ma se ne ottenete 5 è meglio. Quindi, si devono avere politiche pubbliche che per un dato ammontare di export fanno ottenere più import possibile. Quindi guardiamo cos'è la vostra ricchezza reale. È il vostro mucchio di roba. Quindi il vostro mucchio di roba è quanto producete internamente. Quando tutti lavorano, producete tanto così di più. Quindi, con più lavoro produttivo, non lavoro inutile, avete un più grande mucchio di roba, di beni e servizi. Quello che importate rende il vostro mucchio più grande. Quello che esportate lo rende più piccolo. La vostra ricchezza reale è tutto quello che potete produrre in piena occupazione, più tutto quello che il resto del mondo vi manda, meno quello che mandate a loro. Quindi come ottenerla? Lo Stato deve assicurarsi che il gioco sia alla pari. Le persone devono avere abbastanza per poter comprare tutto quello che si produce domesticamente, più le cose che ci vogliono mandare dall'estero. L'export è un costo reale, l'import un guadagno reale. Mi piace dire che l'economia è l'opposto della religione. È meglio ricevere che dare. Qual è questa? L'economia o la religione? L'economia. Quindi cos'è cambiato? Abbiamo avuto progressivamente capitalisti che non vendevano più nel mercato interno. Si chiamano esportatori e non hanno interesse nel benessere del mercato interno. Gli esportatori possono portare i salari a zero senza avere effetti sulle vendite, perché vendono in altri paesi. Ho visto queste industrie esportatrici prendere il controllo a livello globale, guidando nazioni intere come Giappone e Cina e diffondersi negli altri mercati emergenti, nell'Unione Europea e più recentemente negli USA. Il presidente Obama ha detto: dobbiamo consumare di meno ed esportare di più. Quindi questo cambiamento è riconoscibile politicamente? Gli esportatori hanno preso il sopravvento? È troppo tardi? Hanno troppi soldi e troppo potere? Ho visto l'estrema sinistra sostenere misure pro-export. Se vi dico che avete il giorno libero e la paga piena, chi rinuncerebbe a una cosa del genere? Il lavoro è un costo, economicamente è un input, e non c'è nulla di nuovo in questo. La paga è il guadagno, ma solo per via delle cose che ti consente di comprare. Se veniste pagati in qualcosa che non potete spendere, la cosa non ha senso. Quindi il guadagno è quello che ottenete, e lo scopo di tutta l'economia è il consumo. Le aziende che vivono di export sono costrette ad aumentare la produttività e tagliare il costo del lavoro per potersi mantenere competitive. La Cina è il traguardo ambito. Le altre, che non possono vivere di solo export, semplicemente muoiono. Perché? Perché per esportare più di quanto si importa stanno uccidendo i consumi interni, i nostri consumi. Al fine di diminuire le importazioni, stanno togliendo i soldi ai cittadini con le politiche di austerità. Questa dinamica si ripete per tutti gli stati. È chiaro che se i trattati europei impediscono agli stati di spendere a deficit per risollevare i consumi, alle economie dei paesi non resta che l'export e la gara alla diminuzione dei salari. È quello che sta capitando in tutta l'eurozona. Una politica di rigore che sta condannando all'asfissia soprattutto il commercio, che vive di rapporti interni, di consumi interni. Per questo che noi diciamo, vogliamo sentire altre voci. Stiamo guadagnando una posizione migliore in termini di competitività per via delle riforme strutturali. A dire il vero, stiamo distruggendo la domanda interna attraverso manovre di consolidazione fiscale. Abbassando il vostro deficit, aumentando la disoccupazione e mettendo in crisi la vostra economia, può darsi che arrivi qualche investitore straniero per sfruttare i vostri bassi salari. Se create condizioni sufficientemente negative da portare la vostra gente a lavorare per niente, potreste ottenere qualche investimento estero. Se portate la vostra popolazione a vivere con poche calorie per giorno, potreste trovare qualche imprenditore manifatturiero di qualche paese che sta cercando di fare la stessa cosa. Ma chi vuole fare questo? Che diavolo di interesse pubblico è questo? E io spero, mi auguro, conto che tutti gli attivisti, gli esponenti della Modern Money Theory contribuiscano a questa critica, perché io temo che, stando alle condizioni politiche attuali, i gattopardi prenderanno il sopravvento. Che cosa intendo per gattopardi? Tutti coloro i quali sono disposti oggi a cambiare tutto, persino la moneta unica, pur di non cambiare in fondo nulla.
e cioè pur di non mettere in discussione le politiche liberiste e libero scambiste che hanno imperversato in questi anni e che tanto danno hanno prodotto nel corso di questi anni. In una buona economia la gente ha soldi da spendere. Così produci qualcosa che piace. È bene poterlo vendere perché hanno i soldi per farlo. No, non avete bisogno degli investimenti esteri. La Roma antica è stata costruita senza FMI, senza la Banca Mondiale, senza l'elettricità, senza i carburanti, senza nessuna di queste cose, senza Trapani. Potete fare del mondo un posto bello dove vivere senza tutte queste cose. Potrebbe prendere più di un giorno, ma potete farlo. E quindi non c'è motivo per cui la vita non possa essere molto migliore con le risorse di cui già disponiamo. Sono necessarie solo l'1% delle persone per produrre tutto il cibo necessario, 7% per fare tutta la manifattura. Tutto il resto può essere impiegato per i servizi ora. I servizi che vogliamo sono una scelta politica. Possiamo rendere tutti i broker che ci chiamano tutto il giorno cercando di venderci roba, o possiamo avere persone lavorare nel sistema sanitario, nella scienza, nell'arte, nella ricerca medica e qualsiasi altra cosa. Queste sono le decisioni che dovrebbe prendere il Parlamento se comprendesse il sistema monetario invece di partecipare alla distruzione completa della civilizzazione. Le cause risiedono perciò fuori dall'Italia. L'austerità del sistema euro oggi impone disoccupazione e recessione ai 17 paesi dell'Eurozona, Italia compresa. La BCE è la sorgente degli euro. La Banca Centrale Europea spende accreditando dei conti correnti. Ma come fa la BCE effettivamente a farlo? Il governo ha un conto nella banca centrale e la banca centrale spende semplicemente accreditando delle cifre sul conto. Questo è da dove vengono i soldi. Come quando andate ad una partita e qualcuno segna ed il punteggio sale sul tabellone. Da dove sono venuti i punti? Da nessuna parte. Non possono rimanere senza euro. Non esiste questa cosa. Possono finanziare ogni Stato membro. Il sistema euro vede la BCE sostituirsi allo Stato in cima alla piramide. E i soldi non arrivano direttamente agli Stati, ma vengono venduti a degli istituti privati, banche commerciali, che possono acquistare i titoli di Stato dei paesi utilizzatori dell'euro. Lo Stato, l'Italia oggi, si ritrova alla base della piramide con cittadini e imprese. Non più emettitore di una sua moneta come era con la lira, ma utilizzatore di una moneta, come noi semplici cittadini, costretto a chiedere ogni singolo euro ai mercati privati per poterlo investire in nuovi servizi. Come un qualsiasi cittadino chiede un finanziamento per l'acquisto di una casa o di un'auto. L'Italia non ha più una moneta sovrana, non è sovrana delle sue politiche monetarie e fiscali, costretta così a piegarsi alle leggi del libero mercato. Lo Stato perde la ragion d'essere, ma la BCE, a capo della piramide, ha strumenti che prima spettavano allo Stato. Quello che è stato imposto è venuto da fuori. Non è un problema interno, è un problema esterno all'economia. Il sistema euro ha imposto agli stati politiche fiscali di austerità. Il risultato? Disoccupazione e fallimenti a catena. La disoccupazione non è altro che l'effetto delle scelte macroeconomiche imposte dal sistema euro. In questi ultimi 3 anni di austerità abbiamo toccato con mano, purtroppo,
un peggioramento consecutivo, veramente siamo condizionati da un'asfissia vera e propria. L'andamento in questi ultimi 3 anni delle aziende artigiane è stato un percorso, diciamo, verticale in discesa. Non c'è dubbio che la politica di rigore attuata dall'Unione Europea sia una politica che suscita in tutti noi tanti dubbi. La teoria del professor Mosler è una teoria che è doveroso, secondo me, ascoltare per cercare di capire e anche per dimostrare che non siamo addormentati. Tante cose che si dicono sull'Europa e sull'euro si dicono perché è politicamente corretto dirle, ma è anche giusto ascoltare chi la pensa in modo diverso, ha le competenze per dire che ci sono strade diverse. Abbiamo tradotto il libro di Warren in polacco e lo abbiamo messo in stampa, Le 7 innocenti frodi capitali. Ed ora ci piacerebbe invitare Warren in Polonia alla fine di maggio per promuovere il libro e fare delle lezioni, al fine di imboccare la giusta strada nel prossimo futuro. I libri sono stati stampati, la ricezione è buona e fa pensare le persone. Le fa riflettere sulla realtà e gli fa aprire gli occhi sulla realtà. Il problema è solo nostro o è una questione europea? La soluzione, allora, è di creare una rete europea affinché la MMT si misuri oltre i confini dell'Italia e a marzo ha varcato i confini nazionali, Bulgaria, Polonia e Svizzera. In Polonia, Marius e gli attivisti MMT hanno tradotto il libro di Mosler, Le 7 innocenti frodi capitali della politica economica. In Bulgaria, Racio ha organizzato un convegno con Mosler e Pavlina Tacerneva che ha mobilitato anche molti studenti universitari. Il professor Terzi, docente alla Franklin University di Lugano, è coordinatore di un centro studi MMT. Nel mese di marzo, Terzi ha invitato Mosler a tenere una lezione per i suoi studenti, dando vita a 3 appuntamenti di prestigio, 2 a Lugano, presso la Franklin University, e il terzo a Milano, presso l'Università Cattolica. Questa è una strada, ed è secondo me la strada, per ridare forza a un continente che sotto il profilo delle risorse reali è pieno di risorse, di tecnologia, di conoscenze, di capitale umano e di grandissime opportunità che sono invece sprecate da un disegno di politica economica assolutamente insufficiente. Capire realmente cos'è e come funziona la moneta oggi, il ruolo delle tasse. Sapere che il debito pubblico, la somma dei deficit e la ricchezza finanziaria che anno dopo anno lo Stato ha lasciato nelle tasche dei cittadini ci permette di riconoscere le soluzioni alla crisi. Sapere come attuare una politica economica funzionale al benessere dei cittadini significa aver chiaro che uno Stato sovrano non può mai rimanere senza soldi. Significa aver fatto il primo passo verso un cambiamento radicale, smantellando le logiche odierne che vedono civiltà intere al servizio dell'economia e ricostruire un'economia al servizio dell'uomo. La soluzione è di chiedere che il vincolo sul deficit venga espanso dal 3 all'8% come mossa iniziale. Ne corrisponderebbe una combinazione di taglio delle tasse ed aumento della spesa pubblica che restaurerebbe un'economia più normale. Al settore privato, sfortunatamente, non piace impiegare persone che sono rimaste disoccupate per un lungo periodo di tempo e non gliene si può fare una colpa. Se assumi una persona che è rimasta disoccupata a lungo, non sai a cosa va incontro. Non sai se sarà puntuale, se avrà problemi con le altre persone o qualsiasi altra cosa. Al settore privato piace assumere persone che già lavorano. Molto più sicuro assumere qualcuno che sta già lavorando.
Quindi, se aumentiamo la spesa pubblica e diminuiamo le tasse e le aziende crescono del 10, 20, 25% e le aziende vogliono assumere, ma non vogliono assumere i disoccupati, vi ritroverete una situazione molto difficile. Quindi quello che propongo è che la banca centrale finanzi un piano del lavoro transitorio. Vedo questo come un permanente programma di impiego a salario minimo per chiunque voglia lavorare. Lo scopo del piano è quello di garantire la transizione della disoccupazione ad un impiego del settore privato. Quello che il piano fa è di dare la possibilità a tutti di andare al lavoro tutti i giorni, mostrare di cosa si è capaci, così che in un'economia che gira verranno assunti dal settore privato. E do esempi di come quando è stato usato ha sempre avuto successo. L'altra soluzione è quella di passare alla lira. Ma anche in questo caso dovete assicurarvi che la nuova leadership capisca di dover fare il giusto deficit. Se tornate alla lira continuando ad avere un governo che vuole bilanciare il deficit, le cose non miglioreranno. Le cose continuerebbero a precipitare e non ci sarebbe speranza per l'economia. Continuerebbe ad andare sempre peggio, fino ad avere il sangue nelle strade. L'alternativa? L'alternativa è ritrovarci con un numero sempre crescente di disoccupati disperati, imprenditori che si sentono in colpa per una colpa che non hanno, giovani e studenti senza futuro ed anziani senza pensione. Ma l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro oppure una repubblica fondata sul pareggio di bilancio? Gli obiettivi di politica economica di uno Stato sono crescita, occupazione, oppure è il pareggio di bilancio? Il più grande investimento che uno possa fare sono i bambini. Nel nostro paese i bambini sono diventati una spesa. Non mi piace vedere tutta la miseria creata dalla disoccupazione e dai governi che per errore la rendono possibile. Governi che fanno politiche per evitare catastrofi che non esistono, come se stessero cercando di fare costruzioni per evitare che il cielo cada. Fermate questa cosa. Il tema della moneta è un tema che domina tutti gli altri temi. Va a toccare tutti gli aspetti della vita di una società, di una comunità. La logica è stata quella di collocare la Mosler Economics MMT all'interno di un contesto più ampio. La rete MMT parte dalla volontà di esprimere l'alternativa. Congratulations to all of you on your active participation in the Mosler Economics MMT activist cells. It is you who are on the front lines of the global fight against the greatest crime against humanity of all time. As you know, over the last few years, the lost output from the policies of austerity, the families and businesses and lives destroyed and lives lost, the total loss to humanity has been greater than all the losses from all the wars in the history of the world combined. And thanks to you and your selfless efforts, the political leadership has lost any possibility of innocence. Thanks to you, they now know how disastrous the consequences of austerity are, and they know that they were inevitable. Thanks to you, they now know the European Union is a failed state, and thanks to you, untold thousands have now taken to the streets in protest. Brace as many supporters as you can.
and do strive to not let the perfect be the enemy of the good. This is a time for collective effort against the enemy of all civilization. It is a time to be inclusive and also the time to show the leadership and wisdom desperately needed for the positive, constructive change for which we've all worked for so long and so hard. And I thank you most of all for the honor and privilege of having been able to work with all of you, and I look forward to continuing to work with you in the years ahead. È stato un mese molto intenso ed attivo. Abbiamo fatto presentazioni praticamente ogni giorno. We look forward to our return to Italy in the honor of supporting all of you. Siamo in aeroporto. Siamo anche per. Vai. 2, 3. Ok, no, vai. Non sulla MMT. Vai. Docufilm sulla MMT. Ci siamo. Vai. 1, 2, 3. Docufilm sulla MMT. Dai. Docufilm sulla MMT. Docufilm sulla rete MMT. How dare you video therapy? Video therapy. L'idea di un deficit buono, che può essere italiano, che può essere europeo, credo che sia un buon punto di partenza. Noi dobbiamo pensare di arrivare in quel mondo, noi dobbiamo pensare di arrivare nel mondo Mosler. Personalmente so, o credo di sapere quello che da adesso in avanti potrò chiedere al mio governo. Seguiamo la MMT perché è l'unica speranza che ci è rimasta.